Anche lo smartphone diventerà un'arma preziosa contro il coronavirus. Si chiama Epic ed è un'app per i dispositivi mobili in grado di tracciare e controllare i casi di contagio da Covid-19. Ad averla sviluppata è stato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che ha risposto con questa invenzione all'iniziativa promossa dai Ministeri dell'Innovazione Tecnologica, dell'Economia e della Ricerca. Il gruppo di lavoro che ha creato l'app è guidato dall'ingegner Luigi Possenti, responsabile del Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali dell'IZS Caporale. Dottor Possenti, ci spiega semplicemente come funziona quest'app? Si basa su un principio abbastanza semplice, cioè la possibilità dei telefonini di comunicare tra di loro attraverso il sensore del Bluetooth. E quindi fondamentalmente l'app è stata pensata per fare in modo che ciascun telefono riesca a tracciare i telefoni con i quali entra in contatto ravvicinato. L'utente cosa deve fare in particolare? Ma l'utente nulla di particolare, deve soltanto installare l'app e si installerà da uno degli store, come si installano tutte le app diciamo che vengono distribuite normalmente, e poi deve soltanto attivarla o disattivarla. Cosa avrebbe scritto sul cellulare? Quale sarebbe la notifica che arriva? Lui sul cellulare non ha nulla fino a quando l'autorità sanitaria non decide di mandare un messaggio, e il messaggio le autorità sanitarie possono mandarlo soltanto nel momento in cui, avendo identificato un soggetto positivo, risultato positivo, estraggono dal cellulare del positivo l'elenco dei contatti, quindi l'elenco dei codici, dei telefonini che sono venuti a contatto con lui nei giorni precedenti. E in quel momento l'autorità sanitaria identifica i contatti più a rischio, quelli che hanno avuto una maggiore frequenza, quelli che sono stati molto più vicini, quelli che sono stati per molto tempo a contatto con il soggetto risultato positivo, e solo in quel momento, scegliendo quindi i codici dei telefonini dei soggetti più a rischio, l'autorità sanitaria manderà un messaggio su quei telefonini, senza sapere a chi lo sta mandando, però gli manderà un messaggio. Dottor Possenti, ma per funzionare dovrebbe essere obbligatorio per tutti scaricare l'app? Allora, ci sono degli studi degli studi scientifici che dicono che sistemi di questo tipo, cioè di tracciamento, di contact tracking, come viene detto, sono efficaci se almeno il 60% della popolazione ha installato un'app del genere. Perché si chiama Epic? Epic è l'acronimo di Epidemic Control, però è anche un nome, insomma, evocativo. Stiamo forse vivendo un momento epico che sarà ricordato nella storia.